Relativizzazione anche gioiosa, quale mia presenza tra noi, abbiamo pensato di proporre alla sua attenzione alcune riflessioni scaturenti dalla lettura della sua lettera pastorale Celebriamo la vita. Durante il periodo dell'Avvento, infatti, il suo invito alla celebrazione della vita è stato oggetto di accurato e meditato approfondimento comunitario. Non le neghiamo che prima di risolverci ad affrontare un compito così inusuale, ci siamo interrogati parecchio sull'opportunità di portare a termine una simile impresa. Ma il sentimento di gratitudine e l'entusiasmo generati dalla condivisione delle sue parole ci hanno indotti a non indugiare e a confidare non solo nella sua capacità di ascolto, ma anche e soprattutto nella sua paterna benevolenza. Le riflessioni che proporremo, infatti, non sono il frutto di accurate competenze filosofiche o di ricercatezze teologiche. Piuttosto, rappresentano il semplice tentativo di un'intera comunità di interrogarsi, magari in modo un po' autoreferenziale, sul modo in cui implementare e testimoniare oggi, nella vita di tutti i giorni, l'impegno di essere cristiani e di sentirci comunità. Ci auguriamo che non generi stupore il fatto che la sua lettera pastorale sia stata oggetto, oltre che di lettura e approfondimento, anche di un piccolo sondaggio, che a dirla tutta è stato portato avanti con modalità che non hanno per nulla scomodato la metodologia propria della scienza statistica. Da prima ai lettori della nostra comunità è stato chiesto di identificare alcune parole chiave capaci di evocare con buona sintesi interpretativa i concetti e i messaggi da lei proposti. Tra tutte le parole selezionate, quelle maggiormente enfatizzate sono state l'Eucaristia, la Domenica, il Dono e il Tempo. In una seconda fase è stato poi chiesto a un numero più ampio di compaesani, quindi non solo ai lettori e alle persone che hanno direttamente partecipato alle riflessioni comunitarie sulla lettera pastorale, di associare alle citate quattro parole i significati evocati più di frequente nell'ambito della propria sfera di pensiero, e da qui prendono le mosse le nostre riflessioni. Innanzitutto è emerso che i significati associati alle quattro parole variano notevolmente a seconda della fascia anagrafica di appartenenza. Abbiamo cercato di suddividere le risposte ottenute in modo da delineare un quadro di insieme rappresentativo delle diverse generazioni che operano nella nostra comunità, i bambini, i ragazzi, i genitori e i nonni. Per i bambini in età prescolare, l'Eucaristia è un concetto sconosciuto, tuttavia anche i più piccoli associano chiaramente l'ostia a Gesù. Per i bambini in età scolare, l'Eucaristia è il corpo e il sangue di Gesù, mentre per i ragazzi, i genitori e i nonni, l'Eucaristia è sacramento, ringraziamento, memoriale, dono, nutrimento dell'anima, segno della presenza del Signore in mezzo a noi. Quanto alla domenica, per i bambini si tratta di un giorno di festa, per i ragazzi è un giorno associabile al riposo scolastico. Per i genitori è giorno della famiglia, dell'assemblea e delle relazioni, poiché si ha più tempo da condividere con gli altri, ma è anche il giorno del riposo, dello svago, della passeggiata, dello sport, spesso degli acquisti. I nonni invece non hanno dubbi, la domenica è il giorno del Signore, della messa, della preghiera, dell'accoglimento, della carità, della famiglia. E ovviamente è anche il giorno del dedicare i nipotini. Abbiamo inoltre registrato anche qualche voce fuori dal coro che identifica simpaticamente nella domenica il giorno della partita del Cagliari. Comunque anche in questo caso, quindi alla fede, al perdono, alla misericordia che il Signore ha e dovrà avere di noi, alla salute dell'anima, ma anche al fatto di aver visto crescere diverse generazioni successive alla propria e alla salute del corpo. Passiamo infine al tempo. Per i bambini il tempo viene associato a quello che c'è fuori, quindi al sole, alle nuvole, alla pioggia, ma anche all'orologio e al gioco. Infine, per qualcuno di loro,
il tempo si associa alla lentezza della lumaca. Per i ragazzi il tempo è sempre meno associato allo studio e sempre più al gruppo che usualmente si frequenta, allo sport e agli interessi da coltivare. Per i genitori il tempo non basta mai e spesso viene associato alla fatica, al sacrificio, alla fretta, a ciò che è necessario organizzare nel dettaglio. Per i nonni il tempo è un dono prezioso, per questo non deve essere sprecato e deve essere almeno in parte dedicato al Signore, alla preghiera e alla comunità. Inoltre il tempo per loro è anche cambiamento, evoluzione, ricordo, a volte malinconia, segno e simbolo di esperienze passate e presenti che attraversano una vita intera. Altra riflessione degna di nota è a nostro avviso il fatto che tutte e quattro le parole selezionate, Eucaristia, Domenica, Dono e Tempo, hanno generato evocazioni legate sia alla sfera spirituale e religiosa della vita, sia all'immanenza e alla materialità dell'esistenza umana. Se da un lato ciò non dovrebbe destare meraviglia, stante la duplice connotazione materiale e spirituale che caratterizza l'esperienza umana, dall'altro ci siamo confrontati non poco su come sia possibile oggi per un cristiano ricercare un equilibrio fra queste due sfere della vita. Se infatti il pane è uno, Reverendissimo Padre, tante sono le mense che affascinano i giovani, gli uomini e le donne del nostro tempo, ma non tutte sono la sequela di Gesù. Mantenersi al seguito di Cristo e camminare nelle vie costruite dagli uomini è una conquista per cui vale la pena lavorare giorno dopo giorno, ma spesso si rivela difficile. Porsi docilmente all'ascolto della parola ed essere capaci nel contempo di cogliere i segni dei tempi è un compito spesso gravoso che necessita sia dell'aiuto divino sia di quello spirituale e umano di chi guida le nostre comunità. I modelli veicolati dai mass media ci obbligano ad essere vincenti nella professione, negli affetti, nel tempo libero, nei canoni estetici, ma finiscono per allontanarci da noi stessi. Sembra quasi che la dimensione della sconfitta e del decadimento del corpo non possa appartenere all'uomo. Nell'era in cui l'informazione viaggia in tempo reale da un capo all'altro del pianeta, anche a noi viene chiesto di andare di fretta, di correre, di non soffermarci troppo a lungo sulle cose, di coltivare la fugacità dell'attimo, di costruire fluidità nelle relazioni, poiché il tempo, si dice, è denaro. Ma in realtà il tempo non è denaro, il tempo è semplicemente il tempo. Ed è meravigliosa l'immagine della lentezza della lumaca, evocata dai bambini in associazione al tempo. Se il cristiano d'oggi riscoprisse la lentezza, o almeno se acquisisse la capacità di andare veloce, senza essere di fretta, tante cose sarebbero possibili. Innanzitutto l'insuccesso non solo riacquisterebbe una dimensione umana, ma sarebbe stimolo all'apprendimento e non l'emblema di infelicità o disperazione. Il decadimento fisico sarebbe un fatto naturale da accompagnare, non da avversare, ma soprattutto sarebbe possibile avere più tempo da dedicare a se stessi e alla comunità di appartenenza, alla riflessione, al rapporto con Dio, alla preghiera individuale e comunitaria. In tal modo l'Eucaristia diventerebbe davvero il momento centrale dell'adesione del cristiano a Cristo. E giocando ancora più distante con le nostre quattro parole, una comunità più lenta sarebbe capace di sperimentare appieno sia il dono del tempo, sia il tempo del dono. Caro Padre, ci fermiamo qui anche per paura di averla annoiata. Ci preme però comunicarle quale nota finale di queste brevi considerazioni che noi ci sentiamo fortunati. La nostra comunità, infatti, pur non essendo esente da difetti, non è ossessionata dal tempo. Qui la lentezza non fa scalpore, le lumache ogni tanto ci sorpassano e l'impegno alla condivisione è messo in pratica da tutti, ciascuno nel proprio piccolo, anche quando il confronto si fa acceso. Merito forse del lavoro comunitario
fatto dalle generazioni che ci hanno preceduto e della guida dei parroci che hanno operato e che continuano instancabilmente ad operare per la nostra comunità. Il gruppo giovani per la comunità di Sia Maggiore e Barduno.